Ciao carissimi, oggi andiamo a preparare insieme questo buonissimo liquore al prugnolo selvatico. Facilissimo, buonissimo, vi do la ricetta in due versioni, tutte e due molto molto buone. Se non vi siete ancora iscritti al nostro canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ci trovate anche su Instagram, sempre con il nome A Casa di Apicio. Ecco a voi la ricetta. Per fare il liquore di prugnolo di prugne selvatiche abbiamo bisogno di prugne selvatiche, un barattolo più o meno capiente, io non ne ho prese tantissime, quindi l'altra ci ho fatto la marmellata come avete visto, vi lascio il link alla fine del video, e, le metto all'interno del barattolo più o meno capiente a seconda di quante ne ho raccolte e vado a prendere alcol a 95 gradi per liquori. Quindi, primo passaggio è averle lavate bene, aver tolto tutte le foglie e adesso le vado a mettere all'interno del barattolo. Fatto questo primo passaggio, vedete, vado a mettere il liquore. Questo è, sì, il liquore, l'alcol. Questo è un liquore abbastanza forte, strong. Per chi piacciono questi sapori, è perfetto. Quanto alcol metto? Le vado a coprire. Deve superare le mie prugnette di mezzo centimetro. Ecco qua. Guardate, ecco qua, supera di mezzo centimetro e vado a lasciare in un luogo buio, asciutto, lontano da fonti di umidità per 15 giorni. Scuoto? Sì, una volta al giorno. È passato il tempo di macerazione e vado a prendere i miei prugnoli nell'alcol e li vado a mettere in un colino. E vado a pesare quanto liquore mi ricavo. Ecco qua. In modo tale quanto liquore, quanto alcol mi ricavo. Questo lo vado a schiacciare un pochino. Non troppo perché non voglio la polpa. Oppla, quello è andato. Vabbè, lo cacciamo fuori. Ecco qua. Guardate che colore spettacolare. Già, e vado a fare lo sciroppo. Vi faccio vedere due versioni. L'ho diviso in due perché vi faccio vedere le due versioni. Allora, una me l'ha data qualche anno fa un'amica cara nonna piacentina, perché questo è un liquore tradizionale piacentino, il Barniolino, anche detto Prunella o Prugnolino. E la ricetta che mi ha dato è con il vino rosso, un vino rosso fermo, un bel vino rosso. L'altra è una ricetta che ho visto fare tantissime volte in Abruzzo, solo con l'alcol. Quindi andiamo a vedere le due versioni. Facciamo prima la versione con il vino rosso. Allora, se abbiamo 500 ml di alcol, quindi risultato dall'infusione con le prugnole selvatiche, mettiamo 500 ml di vino rosso e 200 grammi di zucchero. Se lo vogliamo un po' più dolce, aggiungiamo un po' di zucchero. Se lo vogliamo un po' più strong, ne mettiamo un pochino di meno. Questo, secondo me, è la giusta quantità. Poi andiamo a mettere lo zucchero nel vino e andiamo a sciogliere, mescolando di tanto in tanto. Appena è sciolto lo zucchero, basta, spegniamo il fuoco, facciamo raffreddare e poi mettiamo insieme all'alcol. Ecco qua, si è sciolto bene. Andiamo a far freddare e poi lo uniamo all'alcol. Ok, si è freddato il vino, lo vado a mettere con il mio alcol e poi lo vado a mettere in un contenitore. Lo vado a mettere in un barattolo, magari anche in quello dove l'ho fatto macerare, ben pulito. Lo andiamo a pulire ovviamente. Ecco qua, io non lo filtro, c'è chi lo filtra una o due volte, ma insomma a noi piace così. Lo mettiamo in un luogo buio a riposare per 45-60 giorni e poi è pronto, si beve fresco. La seconda versione invece è con uno sciroppo con l'acqua. Per 500 ml di alcol che risulta dalla infusione, andiamo a mettere 500 ml di acqua. E in questa mettiamo 300 grammi di zucchero. Una volta che si è sciolto bene lo zucchero, mescolando di tanto in tanto, andiamo a mettere sul fuoco per
Poi lo facciamo freddare e lo andiamo ad unire al nostro alcol. Mescoliamo. Quando si è tutto ben sciolto, spegniamo e facciamo freddare. Ecco qua, lo sciroppo si è freddato, lo metto nel mio alcol, mescolo un po' e lo metto in un contenitore a riposare. Questo dovrà riposare 45-60 giorni per andarlo a bere. Lo andiamo a bere fresco. L'ho messo in un vasettino, lo vado a chiudere in luogo buio e asciutto, lo lascio riposare. Ci vediamo fra 60 giorni. Ecco qua il risultato finale. Questo è quello dello scorso anno. È veramente buonissimo. Avete visto che colore spettacolare? La ricetta è facilissima, in entrambe le versioni molto buone. Se avete la possibilità di raccogliere il prugnolo selvatico, vi consiglio di prepararlo almeno una volta. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciateci un like, un commento se vi fa piacere. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Ci trovate anche su Instagram, sempre con il nome A Casa di Apicio. Buon appetito, qui Cin Cin. Ciao!